L'ultima settimana ha portato buone notizie per il Partito Democratico, che secondo il sondaggio pubblicato da Supermedia ha guadagnato più di mezzo punto, superando così il 20% dei consensi. Questo incremento ha consolidato la posizione del PD come uno dei principali attori della scena politica italiana. Il divario tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si è ampliato ulteriormente, con i 5 Stelle che ha registrato un calo dello 0,2% e si è fermato al 16,1%. Nel centrodestra, Fratelli d'Italia è rimasto stabile al 27%, mentre Forza Italia ha consolidato il suo sorpasso sulla Lega, raggiungendo l'8,7% dei consensi rispetto all'8,3% del partito di Matteo Salvini. Il partito di Alice Schlein ha visto una crescita significativa, guadagnando lo 0,6% e raggiungendo il 20,4%. Questo rende il PD distante meno di 7 punti percentuali da Fratelli d'Italia, che rimane saldo al primo posto nei consensi. Tuttavia, il divario con la Lega si è ridotto, mentre quello con il Movimento 5 Stelle si è ampliato. Mentre i partiti si preparano per le elezioni europee, resta da vedere come le liste dei candidati influenzeranno l'elettorato e sposteranno i consensi a favore di una o dell'altra forza politica. Intanto, il sorpasso di Forza Italia sulla Lega si consolida, con il partito di Antonio Tajani che candida a diventare il secondo partito di maggioranza. Alcuni ex partiti del Terzo Polo stanno lottando per superare la soglia di sbarramento prevista per accedere al Parlamento europeo. Al momento, Stati Uniti d'Europa resiste sopra il 4%, mentre Azione si ferma al 3,8% e rischia l'esclusione dall'Eurocamera, le liste minori. Come Libertà di Cateno De Luca e Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro, si trovano entrambe all'1,9% e al momento non riuscirebbero a ottenere dei seggi a Bruxelles.